Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, secondo di tre della giornata, perché come vi ho già spiegato oggi MiOyo è impazzita e ha cominciato a distribuire informazioni. È arrivata finalmente l'ufficialità di alcune abilità e di una descrizione più generale di YaoYao, e quindi è il momento di andarla a vedere, questo personaggio che trovo estremamente carino, principalmente per il coniglietto. A me piace il coniglietto, non volevo dirvelo, ma a me mi piace il coniglietto. Vabbè, al di là di quello, e vediamo cosa fa e facciamo anche una preanalisi di quella che potrebbe essere la sua build in questi ultimi due giorni che avete per magari mettere a posto qualcosa laddove condividiate con me le idee. Ovviamente i miei sono solo consigli. YaoYao è un personaggio estremamente da tenere a mente per due motivi. Uno è nel banner che uscirà dopodomani, e vi ho fatto questo video dove vi introduco e vi spiego, secondo me, se è da skippare, non da skippare, su chi investire, su chi prendere, quindi lo potete trovare molto interessante. E soprattutto sarà gratuita grazie all'evento delle Lantern Rite, quindi del rito delle lanterne. Alla fine dell'evento avremo la possibilità di reclutare un personaggio di Liyue, lei è di Liyue, lei è tra quelli possibili, quindi potremo averla gratuitamente, quindi è giusto dargli uno sguardino. YaoYao, grazie al germogliante, la più giovane discepola di Raminga dei Sentieri, una piccola adulta, gentile e premurosa. E da un punto di vista estetico, boh, a me fa troppo ridere quel coniglietto lì. Cioè, lei è carina, va bene, con i due campanelloni, è simpatica, però il coniglietto che ci crede, a me è una roba che mi fa volare. La sua vision è Dendro, è una costellazione allo Smantus, affiliazione dimora di Raminga dei Sentieri, compleanno il 6 marzo. E la sua doppiatrice giapponese è Mai Kadowaki. Mai Kadowaki non ha fatto tantissime opere, ma ne ha fatte un paio belle grosse, quindi Fate è sempre stata Iliasviel von Einsbern, ha fatto anche un po' di Atelier, vabbè, ma ha fatto Sitonai, fatto Nier Reincarnation, Nier Replicant, fatto Emil e ha fatto anche un altro personaggio di Nier che non mi ricordo mai il nome, che l'avevo vista prima e che adesso probabilmente mi dimentico e mi dimenticherò per sempre. Va bene, comunque, principalmente sono quelle le opere su quali lei ha lavorato. YaoYao è un personaggio di supporto Dendro che può guarire uno o più compagni di squadra in base alla necessità, quindi un healer, come pensavamo, come sapevamo, come avevamo visto durante la live 3.4. Con le sue abilità elementali e il suo tripudio elementale può evocare Yuegui, ecco, si chiama Yuegui, modalità di lancio, o Yuegui, modalità di salto, che scaglia in continuazione dei ravanelli di giada bianca esplosivi, ripristinare i PS dei personaggi o infliggere danni da dentro ai nemici. Quindi o è un pazzo psicopatico che ti lancia i ravanelli esplosivi, oppure ti dà vita, oppure fa dei danni infusi con l'elemento dendro. L'anteprima dei materiali d'ascensione sono, e qua ce l'eravamo data, i peperoncini, i pomodorini, quelli che ha anche Xianling, quindi occhio, questi van presi, e il boss è il cubo dendro, quindi bisogna far secco il cubo dendro se la vogliamo ascendere, più le slime, ovviamente i frammenti di dendro. La spiga è il suo talento, per è il suo libro per salire, e il boss è chiaramente l'ultimo vagabondo. Talenti, come possiamo vedere, lei ha 4 colpi consecutivi, che tipo si inciampa, perché viene data già nella descrizione che lei non è molto brava a combattere. Cioè viene proprio descritta anche all'inizio durante la live che lei con la lancia non è proprio in gambissima, ma giustamente, anche perché è una bambina, per questo dovrebbe avere del concentrato, degli elementi di supporto più che magari elementi di attacco. Ora si scopre che in verità la buildate, non lo so, full fisica e spacca i pianeti, però vabbè, giusto per dire. E ovviamente il caricato è lei che va in avanti tipo trottola come Utao. Talenti, andiamo a vedere il talento primo. Ravanello a grappolo. Arriva Yuegui, che è bellissimo. Arriva Yuegui, e quindi evoca un Yuegui modalità lancio, un dispositivo speciale creato da una certa adepta, vabbè, che aiuta YaoYao a risolvere i suoi problemi. La pressione prolungata dell'abilità permette di usarla nuovamente, quindi noi lo lanciamo e lui si mette nella zona e comincia a tirare i ravanelli. Possiamo premere e lui ci cura. Secondo me se premiamo e basta, lui ci cura. Se invece teniamo premuto e lanciamo, lui lo piazziamo e lo mandiamo contro i nemici. Pressione prolungata attiva la modalità di mira per la regolazione della direzione del lancio. Yuegui in modalità di lancio. Scaglia dei ravanelli di giada bianca che esplodono a contatto con l'avversario o personaggio, infliggendo danni da dentro agli avversari in una determinata area d'effetto e curando i personaggi in base alla vita massima di YaoYao. E ragazzi, mettetevi nell'ottica che bisogna metterle, se vogliamo farla curare tanto, qualcosa che vada su HP. Quindi HP, i punti salute, ora vedremo se sulla
sulle sabbie, vedremo come influirà la maestria elementare, se c'è maestria elementale. A questo punto pensare a un Millelith non era poi così fuori dal mondo. Qua vabbè, sarà Deepwood, Millelith penso, ora poi Emblem, poi vedremo. Se un ravanello non colpisce avversario o personaggi, rimane fermo sul posto ed esplode a contatto con gli uni o con gli altri, oppure quando la sua durata si esaurisce. Ah, se tu butti i ravanelli a random, questi poi diventano delle bombe. Esegui modalità di lancio, scegli automaticamente i bersagli da colpire. Speriamo che funzioni decentemente e non come all'inizio i fulmini di Yaimiko. Se i personaggi nelle vicinanze hanno in media più di un 70% di DPS, i ravanelli vengono lanciati in diverse... Ah, come Bennett! Cioè, non ti cura se sei al 70% in più, ma si concentra sui danni. Se i personaggi nelle vicinanze hanno in media un 70% o meno di DPS, i ravanelli vengono lanciati al personaggio con la percentuale di DPS rimanenti inferiore. Se non ci sono... Quindi questo è per i multiplayer principalmente. Se non ci sono avversari nei paraggi, Yugui lancia ravanelli di giada bianca ai personaggi con più di 70% di DPS e meno di un 100% di DPS rimanenti. In assenza di tale condizione, lancia i ravanelli casualmente. Vabbè, complesso da pensare e da leggere così, ma in verità vi cura. Possono esistere al massimo due Yugui in modalità di lancio contemporanea. Ah, ma quindi ne possiamo sparare due. Quindi non deve avere dei tempi di ricarica troppo ampi per avere due Yugui contemporaneamente. Perché vuol dire che allora o lui dura tanto in questa modalità e abbiamo la possibilità con i tempi di ricarica di giocarne un altro, oppure ci sarà qualche costellazione o qualcosa che ci permette di modificare e di aumentare i Yugui. Talenti. Cascata di giada lunare. In caso di emergenza e per la gioia di una certa adepta... Che bella questa descrizione. È possibile scatenare il pieno potenziale di Yugui infliggendo danni da dentro agli avversari vicini e attivando uno stato di eredità adeptica insuperabile, per così dire. Quindi evochiamo un botto di Yugui che infliggono danni da dentro e che vanno in eredità adeptica. I ravanelli di giada bianca generati si modificano per guarire e infliggere danni in base a questa abilità. Le esplosioni guariscono tutti i membri del gruppo vicini e i danni da dendro che si infliggono vengono considerati come danno da tripudio elementare. Ok, quindi comunque esplodono in un'area e sia curano sia fanno danno. Io vedo già che questo personaggio in sub DPS maestria elementare potrebbe essere... Deepwood potrebbe essere burlone per alcuni. Cioè Deepwood potrebbe essere interessante anche perché con la burst e con il fatto di Yugui comunque voi andate a diminuire le resistenze dendro. Quindi un Al potrebbe ringraziare. Quindi oltre che a un Millelith laddove abbiate messo un Deepwood su un altro, sull'altro dendro, potrebbe essere interessante Deepwood anche su di lei. Evoca periodicamente di Yugui in modalità di salto fino a raggiungere il limite massimo. Il comportamento di questa versione è lo stesso di modalità di lancio nell'abilità elementale ravanelli a grappolo. Possono esistere fino a 3 Yugui modalità di salto contemporaneamente. La velocità di movimento di Yao aumenta del 15%, la resistenza al dendro di Yao è aumentata. Lo stato di eredità adeptica termina se Yao esce dal campo e tutti gli Yugui modalità di salto rimanenti spariscono una volta terminato lo stato. È carina da morire. È carina da morire. È simpaticissimo il fatto che arriva Yugui e arriva l'esercito degli Yugui. È davvero carina e mi è piaciuto un sacco come hanno fatto la descrizione. Sarà, ragazzi, sarà un healer importante per le composizioni doppio dendro. Bisogna vedere la questione di Pud o Emblem o Millelith o vedremo, Millelita. Vedremo un pochettino da quel punto di vista, però il fatto che ci sia HP ci fa capire che comunque un po' di HP la dobbiamo dare, magari anche a livello di lancia, sto pensando addirittura al pennacchio nero. Qualcosa anche abbastanza free to play. Se invece la questione della maestria elementare che ce la suggeriva il fatto che c'era la Dragon's Bane anche nel trailer, a quel punto bisogna vedere anche come scala in EM, se c'è qualcosa che scala in EM magari nei talenti passivi. Quello è una roba che bisogna un po' capire. Io non mi fido più. I dendro con EM ormai la storia. Vediamo un po' la storia di Yao Yao. Gli adepti aderiscono fedelmente al contratto che hanno con Rex Lapis e pertanto hanno difeso gli UE per millenni. Quando il pericolo si presenta, gli adepti passano subito all'azione Power Ranger e si palesano a volte anche quando la pace regna agli UE. A volte lo fanno per punire coloro che covano il male nei loro cuori e a volte intervengono per salvare gli imprigionati. E se gli succede di incontrare persone con un destino incrociato a loro, le ammetteranno come discepoli e gli insegneranno le arti. Fra gli adepti, Raminga dei Sentieri è una di quelle che interagiscono di più con i mortali. Ha molti discepoli e la più giovane si chiama Yao Yao. Yao Yao è talentuosa, molto curiosa, sebbene molto giovane, e questo limita la sua abilità di assorbire quello che ha imparato, e a causa delle moderate quantità di errori innocui del processo, tuttavia diventerà una ragazza molto istruita.
Possiede anche una natura gentile e affettuosa e tratta la gente con onestà e generosità. Non solo è la pupilla della sua maestra, ma anche i suoi discepoli maggiori sono molto affezionati a lei. Molte persone non avranno mai la fortuna di entrare nelle residenze degli adepti nei monti di Yue Yun, ma Yao Yao va e viene fra di loro liberamente e di continuo. L'amore che riceve dagli adepti in età giovane è davvero invidiabile. Dai, è carina. Non sono pigra, è che la lancia è troppo lunga per me ed è così pesante che l'addestramento è davvero faticoso. Per fortuna la mia maestra non è esistente. Sì, a Yao Yao diciamo che è un po' la cocca, no? Gli lasciamo fare un po' tutto. Come mai un sacco di gente è fissata col cercare adepti? Ci sono adepti dappertutto, che senso ha? Grazie, perché lei vive lì. Soffritto di Quingue, vieni a prenderlo. Lei è il suo... il pesce lesso, le piace il pesce lesso. Cibo meno amato. Una volta Shenhe ha mangiato troppi Xing Xing. Xing Xing tutti insieme ed è stata male per giorni. Ecco perché sto attento a non mangiare Xing Xing crudi. Ah, come faccio a saperlo? Me l'ha detto la vestale delle nuvole. È davvero una bella giornata. Facciamo una passeggiata al porto. Che carina, ragazzi. Mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Spero sia un personaggio molto interessante. Vedremo, vi ripeto, per l'ultima volta se Deepwood HP dentro damage, HP o healing bonus magari sull'elmo, oppure fare una cosa con più maestria elementare, o magari andare su 1000 lita per far sì anche che Yui Yui quando colpisce aumenta l'attacco degli altri personaggi, visto che magari ci possono essere più di Yui Yui in campo, armi o con maestria elementare o con HP mi viene da pensare, forse anche un emblem, non saprei dire più di così. Comunque penso che sia abbastanza versatile e che funzionerà anche abbastanza bene. Detto questo, io vi ringrazio tanto per la vostra cortese attenzione, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciatemi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Oggi saremo in live un pochettino in ritardo perché c'ho ancora un video da fare ed è il video di Deia e Mika, quindi arriverà anche quel terzo video, vi invito a guardare anche quello e vi auguro una buona serata. United States of Zerga, ciao belli.